Incredibile quanti giochi interessanti esistono nell'universo Amiga e sono capolavori che le console si sognano. Questo titolo fu rilasciato nel 1989 e quando uscì all'epoca fu uno dei titoli più belli mai rilasciati su un sistema Amiga a 16 bit. Interface. Allora, se vogliamo vedere la storia, praticamente ci fa capire che siamo in un universo cyberpunk e noi dobbiamo, ovviamente, liberarla. E questa idea è basata su una storia che era stata creata da Dean Lester e Simon Knight, perché loro stessi sono che hanno creato la trama originale. Vediamo, ovviamente, la grafica per prima cosa. Allora, ci credete che tutto quello che state vedendo è un mondo tridimensionale? Sì, assurdo, ma è un mondo tridimensionale. L'ambientazione cyberpunk, praticamente ambientata in una realtà virtuale, è tutta tridimensionale, fatta in tempo reale, praticamente, certo, considerando le potenzialità dei sistemi Amiga, e devo essere sincero, va veramente bene, veloce, certo, con qualche rallentamento è normale, ma scorre bella fluida per essere un sistema di intrattenimento a 16 bit. E poi anche addirittura gli oggetti che vedremo sono, diciamo, ovviamente ben implementati con il 3D primordiale che ha presente, roba che verrà ripresa più che altro in Virtua Racing o Star Fox, ve lo giuro, eh. Ma qua devo dire che fa capire una cosa: credo che siano dei motori grafici primordiali tridimensionali migliori mai portati su un computer prima ovviamente dell'avvento di questo genere di 3D su console vere e proprie. Sonora, abbiamo degli effetti sonori che ce ne sono tanti che sono quasi di qualità CD, ma purtroppo sono sempre di qualità floppy disk e sono buoni. Musiche di sottofondo? Io le sento soltanto un pochettino in alcune fasi di gioco, ma durante il gioco regna il silenzio. Praticamente non si poteva mettere una grande colonna sonora all'interno dei floppy disk stessi. E devo essere sincero, meglio così. Giocabilità praticamente, interface, cosa sarebbe? Praticamente uno shooter d'avventura tridimensionale. Ma come funziona? Praticamente che noi siamo questo velivolo all'interno di questa realtà virtuale, degna di Tron, che deve ovviamente sparare a tutti gli avversari che ci cercheranno di distruggerci. Dobbiamo difenderci ovviamente, ma dobbiamo anche addirittura girare per questo ambiente 3D e risolvere degli enigmi per andare avanti. Sì, perché ve lo giuro, non è un gioco molto semplice e diretto. Qua dovrete trovare degli enigmi molto interessanti, difficili, che cercare di completare non è facile. Avremo certamente sempre una mappa che ci darà una mano, che ci fa vedere che il computer con cui gireremo all'interno è tutto situato in livelli, ovviamente, ma non è facile capire come navigare e come muoversi, ragazzi.
Non è facile. Ed è tutto strutturato in più livelli. Insomma, che dire di questo gioco? Da prendere? Assolutamente sì. E tra l'altro, oltre a esistere per i sistemi Amiga, c'è anche una versione che è uscito anche addirittura per i sistemi ST. Ma su Amiga è fatto veramente bene e c'è anche una curiosità. Il programmatore che realizzò il gioco, Adrian Stephens, l'aveva inizialmente creato per l'Amstrad CPC, ma visto che non era abbastanza potente, convertì il codice che aveva già creato per i sistemi Amiga e i sistemi ST che erano più potenti. Questo gioco si può definire un precursore di Descent. Ci vediamo al prossimo gioco.